Un'opera che ho chiesto all'amministrazione precedente. Qui nel 2012 un ragazzo di 14 anni aveva perso la vita. E aveva perso la vita probabilmente perché non c'è un semaforo, a chiamata pedonale, perché in questa città tante volte si sfreccia a velocità massima, non rispettando le regole, anche davanti alle scuole dove ci sono i bambini che escono dalle scuole. È un impegno che avevo preso e che oggi ho inteso mantenere, e ha un valore anche emblematico. Il valore che io chiedo è a tutti gli automobilisti di Catania: rispettiamo i limiti di velocità, viviamo in una città più sicura e rispettiamo soprattutto i luoghi davanti alle scuole, dove troppe volte ci sono troppi incidenti e bambini o famiglie perdono la vita. Questa è la condizione di particolare gravità che io voglio sottolineare, e si risolve con la collaborazione dei cittadini. Diamo un futuro a questi ragazzi. Oggi qui abbiamo dato un segnale al Librino con un semaforo a chiamata pedonale che ha un valore emblematico e che dedichiamo a quel ragazzo, a Consolo.